Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigne e ben trovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Il presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni ha fatto il punto della situazione in merito all'andamento della campagna vaccinale e della curva dei contagi Covid in Toscana. Ascoltiamolo. La campagna di vaccinazione sta andando avanti, ovviamente c'è stato in luglio questa riduzione di consegne che ha determinato... Un po' una, uno stop, come abbiamo visto, sono state per diverse settimane chiuse le prenotazioni, ora sono riaperte e ora sta diventando il problema convincere soprattutto gli over 60 a vaccinarsi. Noi abbiamo ancora 75.000 over 60 che non si sono vaccinati. Il messaggio dell'importanza di vaccinarsi deve essere fondamentale perché la, lo sviluppo della variante delta che vediamo in questi giorni, poi basta guardare gli altri paesi, eh, comporterà sicuramente nei prossimi giorni un aumento dei contagi e questi, se abbinati a un'immunizzazione del maggior numero possibile di persone, soprattutto delle persone che più rischiano, possono permetterci di affrontare con un altro profilo e soprattutto senza riaumentare le ospedalizzazioni. Questo è un elemento importante. Poi, da metà eh, del prossimo mese cominceranno anche le vaccinazioni pediatri, insomma, dei pediatri per eh, gli over 12, ricordo che anche per loro sono già aperte le prenotazioni, anche in vista dell'anno scolastico è importante continuare a far passare il messaggio che il vaccino è sicuro. Il Consiglio ha approvato all'unanimità una mozione contro il licenziamento dei lavoratori della GKN di Campi Bisenzio. L'azienda sta compiendo un gesto ignobile", ha affermato il presidente Antonio Mazzeo. "Non è una battaglia dei soli lavoratori, ma di tutte le istituzioni. Non basta dare vicinanza questa vertenza, deve essere risolta. Noi abbiamo voluto aprire la seduta odierna discutendo della situazione terribile ignobile in cui sono stati costretti a versare i lavoratori della GKN. Ieri eravamo tutti al presidio, sono felice che tutte eh, le forze politiche abbiano deciso di sottoscrivere e di firmare questa mozione che dice sostanzialmente tre cose. La prima eh, che quella fabbrica deve riaprire, eh, che deve ritornare la produzione, la seconda è che GKN torni indietro il fondo Merros. Torna indietro e decisa di ritirare i licenziamenti e la terza al governo, al Parlamento, all'Unione europea, perché mettano in campo normative che vadano nella direzione di disincentivare la, le delocalizzazioni. Guardate, la uh, battaglia di GKN, delle lavoratrici, dei lavoratori, è una battaglia di dignità, la dignità del lavoro. Beh, noi chiediamo alcune cose molto chiare. Il ritiro della, del licenziamento delle 422 persone, chiediamo di attivare subito tutti gli strumenti di sostegno ai lavoratori, di attivare i percorsi previsti dalle crisi d'impresa che poi, avrebbero dovuto essere operativi dal primo settembre e, e che quindi non è possibile in questo momento attivarli. Quindi abbiamo chiesto al Governo un impegno forte, l'abbiamo chiesto anche all'Europa, perché il senso vero è che non ci siano CKN né oggi né domani. Dalla Regione deve arrivare un segnale che queste pratiche non sono consentite. Quindi dobbiamo attivare tutti gli strumenti necessari perché questo, che è il primo grande esempio, sia l'ultimo e che si riesca a salvare. Queste persone che non vogliono neanche venire a un tavolo delle trattative, così come ci hanno detto, neppure con la Regione. È una mozione che impegna il Governo a trovare una soluzione urgente, immediata, a bloccare i licenziamenti collettivi, a tutelare le famiglie, i lavoratori. Le persone chiedono dignità, chiedono lavoro, siamo vicini alla loro sofferenza, alla fatica, alla loro protesta, ma soprattutto serve che il Governo faccia presente a livello internazionale, alle multinazionali. Il ruolo importante della localizzazione di queste grandi aziende e non si può ovviamente dalla sera alla mattina chiudere un'attività imprenditoriale, non si può dalla sera alla mattina abbandonare la forza lavoro, le persone che fino al giorno precedente hanno dato tanto della loro vita, la loro anima, la loro Identità, la loro dignità per portare avanti poi gli interessi economici di un'impresa. Quindi serve una risposta immediata e servono anche leggi, normative. È chiaro che ora c'è una sfida importante, una sfida però che chiama la politica alle proprie responsabilità. C'è una sfida che parte a livello di Ministero dello Sviluppo Economico. Eh, il peso della Toscana oggi comunque si è fatto sentire a livello istituzionale, ma questo non basta. C'è la parte statale, la, la questione ministeriale, ma c'è anche una parte regionale e per quello che noi possiamo fare sicuramente l'obiettivo principale è uno quello di agire per quanto più possibile sia sotto il profilo della tutela ma soprattutto sotto il profilo, della denegata ipotesi in cui purtroppo i licenziamenti dovessero concretizzarsi, soprattutto sul fronte della reintroduzione al lavoro. La Toscana deve fare di più, può fare di più sul fronte dell'occupazione e sul fronte della tutela proprio dei, dei lavoratori e su questo noi come opposizione siamo eh, disposti sicuramente a fare la nostra parte. Eh, chiederemo che in seconda commissione eh, sia aperto un confronto anche sui tavoli di crisi che tuttora appunto sono eh, pendenti in Regione Toscana. Eh, io ho letto il decalogo che hanno presentato i lavoratori di GKN, c'è un punto che è un punto che andrebbe tatuato sulla pelle eh, quando i lavoratori dicono non considerate GKN un caso isolato o un... Una criticità, perché purtroppo DCKN ce ne sono state, ma ce ne saranno tantissime. Io ricordo per esempio a Firenze abbiamo avuto il caso della Seves qualche anno fa, che è su dimensioni più contenute, ma è molto simile, cioè aziende che rappresentano una ricchezza del territorio che lo Stato nazionale non fa niente per difenderle, finiscono nelle mani non di investitori stranieri, che sarebbe poco male, ma di fondi speculativi che vivono la realtà aziendale unicamente come un più e un meno su un registro bancario e questo porta alla situazione a CKN. E quello che è successo non solo è inaccettabile ma è anche uno schiaffo al nostro sistema paese. Occorre che immediatamente il governo si faccia sentire e non è una questione legata al blocco allo sblocco dei licenziamenti, è una questione legata alla dignità dei lavoratori e alla dignità di questo paese. Non si può pensare per chiunque, sia esso un investitore straniero o un investitore italiano, arrivare nel nostro paese, cercare di prendere quello che c'è e poi abbandonare tutti. La questione dei licenziamenti è inaccettabile, immorale e va immediatamente respinta. Per questo noi abbiamo chiesto fin dall'inizio che i lavoratori vengano immediatamente riassunti e che si apra non solo un tavolo con quell'azienda, ma con tutte le nostre aziende del territorio, per far capire che Governo e Regione stanno dalla parte dei lavoratori, stanno dalla parte dell'impresa, quando fra questi c'è un rapporto fatto di serietà e di rispetto reciproco. GKN è un caso nazionale e non soltanto per il numero di di persone, di famiglie che sono coinvolte, ma soprattutto per le modalità con cui questo è avvenuto, che richiama tristemente quanto già successo con Becaert, che ha visto all'epoca l'impegno del ministro Di Maio. E la viceministra Todd è stata immediatamente da noi avvisata e, e dopo l'incontro che ci è stato fatto ha dichiarato chiaramente che non accetterà una soluzione di questo tipo e cercherà, continuerà a lavorare per far sì che si ritorni indietro, si faccia un passo indietro sui licenziamenti e questo è l'impegno che dobbiamo avere tutti, come regione e come governo, proprio perché eh, purtroppo c'è stato lo sblocco dei licenziamenti, cosa che il Movimento 5 Stelle, diversamente da tutte le altre forze politiche eh, dell'arco governativo ha combattuto. Significa che dovremmo combattere molto per tutti quei lavoratori che in questo momento sono a rischio del loro posto di lavoro e si parla di circa 15.000 in tutta la Toscana. Restiamo in tema lavoro con i fari nuovamente puntati sulla salvaguardia del polo siderurgico di Piombino che sarà affrontato in una delle prossime sedute della Commissione Sviluppo Economico. L'intento è quello di impegnare la Giunta ad adoperarsi a livello nazionale affinché sia varato un piano strategico per la siderurgia. Noi abbiamo fatto un passaggio con la proprietà indiana insieme al Presidente Gianni e ci pare di aver registrato un'intenzione di rilanciare, anche alla luce della conversazione che il Mr. Gindal aveva avuto con il Ministro. Giorgetti e con il suo staff e con il sottosegretario. Noi siamo pronti a discutere. Eh, la Toscana ha inviato al Mise nello scorso mese di maggio una piattaforma della quale avevamo ragionato anche con i sindacati, che prevede una riflessione su tutto il polo siderurgico e portuale di Piombino. Eh, naturalmente ci aspettiamo che che questo documento venga preso in considerazione sia dalla proprietà sia dallo Stato, soprattutto nel momento in cui lo Stato dovesse confermare questa idea che si riaffaccia di un coinvolgimento, di un ingresso nel capitale della, della società. Quindi una presenza pubblica, a maggior ragione, dovrebbe imporre una visione strategica sia sulla produzione dell'acciaio che sulla sua laminazione. Cambino dimostra tutti i limiti della politica industriale che a livello nazionale eh, rischia di essere sempre in secondo piano. In passato, quando avevamo governato noi direttamente a livello nazionale, la politica industriale, penso anche all'industria 4.0, i grandi investimenti, era ritornata al centro dell'agenda del governo. Io credo debba ritornare al centro delle agende di governo perché dietro l'industria c'è il lavoro, ci deve essere rispetto ambientale e va accolto all'occasione di fare una riconversione dei processi ambientali dei grandi contenitori industriali e soprattutto Piombino e tutto quello che è collegato col mondo della siderurgia deve trovare un sostegno da parte della regione e del governo ma soprattutto anche un'azione di grande responsabilità da parte del soggetto privato che comunque sta trovando sostegno da parte istituzioni e non sempre ha mantenuto gli impegni assunti nei nostri confronti. È in fase di adottazione un piano strutturale da parte del Comune Piombino che prevede sia un'area di riconversione sia un'area dedicata al forno elettrico e al mantenimento di una parte del polo siderurgico. Credo che è necessario, visto anche quello che apprendiamo dalla stampa e anche gli incontri che ci sono stati dal Ministero dello Sviluppo Economico e GSV e le amministrazioni regionale e comunale di Piombino, credo che Dobbiamo arrivare ad una concretezza di un progetto. Da un lato, per la riconversione, dove si può eh, inserirci eh, all'interno del recovery fund e quindi creare un progetto concreto, e quindi vogliamo e abbiamo chiesto in Aula massima trasparenza e chiarezza da parte dell'amministrazione regionale su un progetto concreto. Dall'altro, bisogna e intervenire con lo Stato e quindi con il Ministero dello Sviluppo Economico in questo tavolo in maniera concreta per definire una progettualità. In aula su Piombino sono emerse due posizioni differenti tra Fratelli d'Italia e la maggioranza. La maggioranza ci chiede tempo per ascoltare quello che il 29 luglio la proprietà porterà sul tavolo di discussione, noi partiamo da uno scetticismo di fondo che non mi vergogno a ribadire nei confronti di questa proprietà, eh, perché ho difficoltà a considerare credibile, poi può darsi che in futuro mi possa ricredere, anzi me lo auguro, ma ad oggi ho difficoltà a ritenere credibile una proprietà che non ci dimentichiamo aveva promesso un piano industriale di rilancio di tutto il polo siderurgico di Piombino e poi è arrivata a presentare un piano considerato scarno e privo di iniziativa, non da me ma di chi. Di piani industriali se ne intende, un minuto prima dell della chiusura della scadenza per la presentazione del piano. Quindi non mi sembra abbia dimostrato grande serietà. Io credo che sia necessario un intervento governativo innanzitutto per chiedere, pretendere una strategia e una pianificazione industriale, un piano finanziario economico serio e stabile, perché abbiamo già visto tutta la grande fiducia che era stata data precedentemente a Rebrab come è stata ripagata. In questo momento dobbiamo chiedere a, alla azienda che presenti appunto un piano finanziario industriale e serio, credibile, perché in questo momento stanno lavorando a intermittenza con i semilavorati che arrivano, non c'è assolutamente sostenibilità e come se non bastasse, si sta tenendo in scacco anche tutta l'area portuale e questo ormai da troppi anni. Il Partito Democratico ha fatto molti proclami, ma non risolto ancora niente, quindi a questo punto l'unica soluzione è che con una strategia eh, dell'acciaio nazionale si metta all'interno anche Piombino e si si passi in questo momento a un rilancio che come ho detto dovrà prevedere anche l'attività del porto. Anche i territori dei comuni parzialmente montani come quelli dell'Appennino Pistoiese beneficeranno della pianificazione e delle risorse europee destinate alle aree leader. La mozione approvata oggi dal Consiglio regionale è un atto importante perché di fatto siamo in prossimità della definizione della nuova programmazione europea, in particolare per quelle risorse del piano di sviluppo rurale e questo atto intende vincolare la Giunta a dare attuazione a una decisione già assunta dalla Giunta Rossi, ovvero quella di superare la definizione delle aree montane destinatarie di risorse dedicate ma individuate attraverso esclusivamente il criterio del confine amministrativo per ricomprendere invece anche aree montane di centri di comuni urbani. Faccio un esempio per capire, eh, l'abitante di Orsigna o di Pracchia ha una condizione socio-economica di vita molto più simile a un abitante di San Marcello che non a un cittadino del centro storico di Pistoia. Ecco, questa mozione va proprio nella direzione di sancire questo principio e di far sì che quei territori comunque ricompresi in comuni urbani non c'è solo Qui in Toscana possano beneficiare di queste risorse dedicate, la cosiddetta area leader, con le quali sviluppare politiche di crescita, sostenere le attività economiche e sociali e quindi dare in qualche modo un trattamento uniforme ed equo, soprattutto alle comunità che vivono nelle nostre aree interne.